Presidente, è stato approvato il piano coste da parte del Comune di Lecce, cos'è che non la convince? Allora, oggi si è parlato dell'adozione, che dovrà seguire ovviamente le osservazioni. A noi innanzitutto non ci convince il periodo, cioè il momento per poter presentare nel cuore dell'attività balneare per tutti un piano così importante, anche se noi siamo a conoscenza, insomma, però non lo abbiamo ufficialmente avuto per poter fare le nostre dovute osservazioni. E poi ci rimane sempre il dubbio temporale. Se questo piano sia stato il caso di accelerarlo in questa maniera, in quanto c'è una legge dello Stato che comunque proroga le concessioni demaniali fino al 2033, fino al 31/12/2033. Quindi avremmo avuto magari più piacere di comprendere se avremmo dovuto fare qualcosa nell'arco di questo 2033 con l'amministrazione, non mi è sembrato di sentirlo oggi. La cosa anche molto importante è parlare delle marine come legate alla città. Non è vero, perché comunque la sovrintendenza ha dato un parere negativo al mantenimento delle strutture, quindi questo va a scontrarsi con le parole e con le promesse di destagionalizzazione che non sono poi mai arrivate, perché se non abbiamo i servizi nelle marine, quindi gli stabilimenti balneari li possono offrire anche con una piccola ristorazione, con delle piccole anche scuole di kite, di surf, di canottaggio e qualsiasi altro tipo di sport, non comprendiamo così come si può dare oltretutto anche stabilità ai nostri dipendenti. Noi avremmo apprezzato se l'amministrazione avesse detto ok, allora facciamo in modo che voi fino al 2033 almeno possiate assicurare i posti di lavoro dei vostri dipendenti. Ecco, quella è un'amministrazione che apprezziamo molto, perché guarda anche all'interesse di tanti lavoratori. Resta il nodo dell'erosione costiera, che ancora non viene risolto definitivamente. Si parla di monitoraggio in 10 stabilimenti balneari. Scientificamente proveremo che in alcuni tratti c'è anche un avanzamento. La costa di Lecce in alcuni tratti è in buona salute rispetto a quello che sono le cartografie. Quindi anche lì speriamo che non sia un ulteriore dispendio di economie, di risorse degli stessi imprenditori balneari, perché poi bisogna ancora una volta rivolgersi a professionisti, quindi a parcelle. Siamo già molto stanchi oltretutto di dare i nostri contributi già agli uffici legali, perché dobbiamo essere in continuazione chiamati in tribunale per poter difendere le nostre imprese, i nostri collaboratori. Adesso un altro fardello economico per poter ovviamente dare questi studi ad altri professionisti. Quindi crediamo che questo non sia il buon approccio per arrivare a un piano della costa che possa accontentare tutti.